bimbe, oggi mi sono messa, oggi è sabato innanzitutto, mi sono fatta il colore, infatti lo vedrete, un po' sul rosato. Mi sono messa a fare questo dolce, questa torta. Allora, vi faccio vedere come la faccio, vi lascio la ricetta qui sotto, un dolce veloce senza uova, senza burro, con l'olio di semi, un po' d'acqua e cioccolata. Cosa semplicissimo, si fa alla svelta, vi faccio vedere come lo faccio io. Andiamo a vedere. Per prima cosa mettete a scaldare, 350-400 mm di acqua con un misurino come ce l'ho io, all'incirca fin così, sì, su 400. La mettete qui a scaldare, è poca roba, eh. Ci aggiungete 200 grammi di zucchero. Scherzavo, naturalmente ce l'ho, ma siccome io uso questo qui in bustine, no, di canna, invece questo qui me lo tengo, lo compro apposta per fare i dolci. Allora vediamo un po' se ce la faccio, così. 200 grammi di zucchero, vediamo. Ok, ci siamo. E va messo a sciogliere nell'acqua calda, così. Così. Fate sciogliere lo zucchero. Sta sciogliendo, vedete, con l'acqua calda. Ok? A questo punto aggiungete del cacao amaro e la farina setacciandola e setacciandola di contrario. Che ride. Vabbè, basta che mettete la farina nel composto e la amalgamate per bene, così, all'incirca così. Poi, se vedete che è ancora troppo lento questo composto, come mi sembra a me, ne aggiungete dell'altra di farina, perché sennò non viene. Infatti io aggiungo dell'altra, perché poi ci va aggiunto anche 90 grammi di olio, quindi 90 grammi, sì, insomma, 90, ne aggiungerò un pochino meno. Io aggiungo olio. Guardate come raggiungo io l'olio, eh? Olio così di girasole, questo olio qui, però l'aggiungo così a occhio, ecco, diciamo invece di sta a misurare io faccio a occhio e vedo quando viene della consistenza che mi garba a me per metterla nella teglia. Non si sa quel che verrà fuori, ragazzi. E poi vi saprò dire questa torta come mi è venuta, eh. Ho preso un po' di ricetta qua e là, però ci sono diverse scuole di pensiero per questa torta qui. C'è chi la fa in un modo, c'è chi la fa in un altro, e io l'ho fatta personalizzata a modo mio, va bene? Preparate il forno a 200 gradi, la consistenza mi sembra abbastanza. Mettiamoci un altro gocciolino di farina e l'olio. Ma un altro gocciolino appena e poi basta, si butta tutto nella tortiera. Allora andiamo un po' così. Vedete, una tortiera con la carta forno, così l'ho fatto io. E versate il composto dentro la tortiera. Secondo me viene buona, poi l'odore è squisito, mamma. C'è anche chi ci mette la scorza d'arancio, io siccome non ho arancio, ho solo un po' di cedro, ma non credo, non mi pare che ci sia tanto bene, quindi lascio perdere e la inforno così, verrà al cioccolato. Ragazzi, il dolce è pronto per essere infornato. Eccolo qua. Mettiamolo in forno e vediamo che viene fuori. Ok. Ok,
là. Ok, aspettiamo. È venuto tutto soffice, soffice, soffice. Mi si è rotto solo da una parte. Questo pezzettino l'ho mangiato. Però è buonissimo, è venuto buonissimo. Approvato. Buon appetito. Mm.